A 60 anni di SOS Villaggio dei Bambini, cosa possiamo dire di questo importante traguardo, anniversario? Possiamo dire che è un anniversario importantissimo anche perché è un anniversario della rete di SOS Villaggio dei Bambini che stiamo festeggiando insieme ai nostri villaggi SOS che sono distribuiti in tutta Italia. Ecco, cosa fate nello specifico con la vostra attività? Questa organizzazione è uscita dall'Austria, è cresciuta, adesso siamo in 138 paesi. Però è riuscita ad adattarsi non solo al mondo, alla vita che cambiava, cioè alle esigenze dei bambini di oggi. Quando le comunità si rendono conto che l'interesse è solo quello dei bambini in maniera apolitica e aconfessionale, tutti sono disponibili ad accogliere. Assessore Rosatelli, la città di Torino, sempre al fianco dei bambini, è qui oggi anche al 60° dei SOS Villaggi dei Bambini. Sì, perché con questa associazione il Comune collabora da molto tempo e quindi era doveroso essere al loro fianco quando festeggiano i loro primi 60 anni di attività. È un'associazione che si muove in tutto il mondo in realtà, ma anche nel nostro paese e anche a Torino. Torino ha un servizio che si chiama Casa dell'Affido, dedicato proprio all'incontro fra il bisogno e l'offerta. Io voglio sottolineare quanto sia importante la disponibilità di tante famiglie torinesi o anche single che si mettono a disposizione. Non sempre è compreso il significato dell'affidamento, ci sono anche polemiche intorno a questo istituto, ma io voglio davvero essere molto netto nel dire che invece noi dobbiamo tutelare questa possibilità, perché questa possibilità per molti bambini, per molti ragazzi e ragazze è l'unica per poter uscire da un contesto familiare difficile, con il quale magari bisogna ricostruire un legame e lo scopo dell'affidamento è quello di ricostruire, se ci sono le condizioni, un legame con la famiglia di origine, oppure se le condizioni non ci sono, eventualmente passare oltre. Artista, fautore insomma, di questa giornata qui in Piazza Castello con SOS Villaggi dei Bambini per il loro 60° anniversario. Alla lontana si sta restituendo una dimensione dell'arte e dell'artigianato a servizio della cosa sociale, quindi forse come anche questa meravigliosa piazza ci ricorda in scritture, rimembranze istituzionali e rivoluzionarie del tempo, l'arte e la poesia soprattutto deve essere al servizio della moltitudine che ti abita e che abiti. Una volta ho scritto che una pagina bianca è una poesia nascosta. E quindi ho iniziato a dare dei fogli per trovare insomma il poeta che legge e il poeta che c'è in ognuno di noi. Quando mi sono chiesto come sarebbe stato doverla dare a una città, Pagina Bianca di per sé è diventata più ampia. È innanzitutto un'iniziativa che abbiamo portato per una cinquantina di piazze, soprattutto europee, qualcuna del mondo. Oggi è, nonostante sia stata già ospitata a Piazza Castello anni e anni fa, al servizio ovviamente di SOS Villaggio dei Bambini. Quindi di questa importantissima celebrazione del loro 60°. E quindi per me è onere e onore poter spendere un happening di arte pubblica partecipato molto al servizio di quello che è il contesto e i temi che oggi proponiamo. Quindi oggi un pochino l'autore si dissolve, si cancella dietro sé. Quindi proprio i bambini possono diventare protagonisti, stanno diventando protagonisti di quest'opera, come? Allora, innanzitutto chiaramente il colore al vivo, la scrittura, la possibilità di esprimersi è un grande attrattivo per tutti, non solo per l'infanzia, soprattutto in vite molto compresse che sono quelle della modernità galoppante che ci sta investendo. Io non scrivo una poesia io, scrivo una poesia capitata e io a mia volta sono uno strumento di tale moltitudine che talvolta è più ampia, meno ampia, mi abita e dà senso alle mie pratiche. Quindi forse il vero senso di Pagina Bianca non è neanche la superficie del colore, il vero senso è l'intenzione della scrittura, della socialità che l'attraversa.